Buongiorno a tutti. Allora, questi giorni ci è capitato un bel po' di materiale da collezione. Qui c'è Leica M6 versione Anton Bruckner. Anton Bruckner morì 1896, quindi centesimo anniversario della morte di Anton Bruckner. Leica fece 200 esemplari dedicata a Anton Bruckner. In effetti è molto interessante. Cioè, guardate, qua c'è proprio CD all'interno nel pacco, 12 dischi, ok? Dentro nel pacco. Poi andiamo a vedere, cioè roba, ma veramente è molto, ma molto affascinante. Guardate questo scatola di legno, Anton Bruckner, 1824-1896. Andiamo a vedere che razza di macchina è questa qua. Non vorrei toccare, ma ok, bellissima. Platino, cioè guardate, 50 mm f2.8 Elmar, ok, comunque qua c'è scritto anche, diciamo, Anton Bruckner, è bella, eh? Poi qua sopra, guardate, incisione di Anton Bruckner. Non voglio parlare di Anton Bruckner, ma comunque è stato un compositore veramente di eccellenza. Secondo me è stato, diciamo, sottovalutato al suo tempo. Cioè, se andiamo a vedere anche episodi che Anton Bruckner no, cioè andava a far vedere, cioè, no, la partitura a Richard Wagner, no? Cioè, Wagner non prestava tale attenzione e cioè quanto varesse Bruckner. Bruckner ha una, diciamo, un compositore che ha una trasparenza nella musica, celeste, cioè veramente eccezionale, eccezionale. In certi versi, cioè io personalmente amo molto di più Bruckner che Wagner, no? Cioè, veramente è stato un grandissimo compositore. Questo comunque viene munito, come al solito, con certificato di autenticità, che dice è questo qui. Cioè, quando Leica fa questo tipo di commemorativo, cioè veramente commovente, cioè tutto quello che questo istruzioni eccetera, Leica Pass eccetera eccetera, poi certificato di garanzia e poi questo qui è certificato di autenticità. Poi questo scatola di legno è ma veramente ma qualcosa di veramente eccezionale. Eccolo qua, Anton Bruckner. Bene. Oggi abbiamo fatto vedere anche altro materiale, ma comunque questa è una delle macchine, secondo me, cioè platino, 150° anniversario della fotografia, quella platino, kit con 50 Summirux, cioè quella è anche un'altra macchina bellissima, probabilmente, cioè, anzi non probabilmente, è stata prima macchina commemorativa della M6 che sa. Sapete che M6 commemorativa ce ne sono una marea, centinaia di pezzi, no? È stata prima, invece questa è un pochettino dopo, l'hanno fatto, ma comunque impreziosita con platino. Benissimo, ha un splendore, cioè questa luce che c'è, no? Veramente eccezionale. Grazie dell'attenzione e andiamo avanti a divertirci.